Ancora lo stand AXI, nostro ospite Francesco Ferraio, Italia Bike Festival. Francesco, ti voglio subito provocare dicendo: se il ciclismo è Sagan subito nell'obiettivo, io trovo Francesco dove avete avuto voglia, voi il coraggio di cambiare trasformando una fiera in show. Allora, siamo stati fortunati e bravi di intercettare un po' quello che è stato il cambiamento degli ultimi anni nel mondo della bici, e soprattutto per quanto riguarda gli eventi. Oggi il ciclista, l'appassionato, ma anche il semplice curioso, gli piace più essere coinvolto da un evento che sia un festival, dove all'interno può trovare show, può provare le bici e soprattutto la cosa più importante, sia gratuito. Quella è la cosa che secondo me è fondamentale, dà la possibilità alla gente di venire agli eventi gratuitamente. Francesco, sicuramente un modo, anche hai usato la parola gratuito, attenzione, di avvicinare in un mondo difficile, in un momento difficile di questa economia, attenzione però avvicinare quelle che sono le famiglie in quello che è il vostro festival, e questo sicuramente vi darà modo di andare avanti e chissà creare qualcosa di novità, perché ormai ci avete abituato sempre a gettare l'ancora su tante novità. Infatti diciamo che la cosa più difficile è alzare l'asticella da un anno all'altro, e devo dire che la possibilità di far intervenire tutte le persone a un evento gratuitamente ti dà diciamo un aspetto che non è scontato, quello di coinvolgere veramente tutti gli appassionati, che siano uomini, che siano donne, gli stessi bambini che saranno fondamentalmente il futuro di questo settore, e avvicinare magari anche un certo tipo di pubblico che magari non gli interessa del ciclismo, magari che da semplice curioso passa lì e poi si appassiona. Questa secondo me è la chiave fondamentale per coinvolgere oggi tutti. Ora vi diranno tutti che siete bravi, ma riandiamo veramente all'inizio di quando questo cambiamento, e le aziende in quante hanno creduto subito a questo cambiamento, e questo ci fa capire la voglia di cambiamento, il nuovo linguaggio di questo ciclismo. Allora, non è stato facile, nel senso che Rimini è un percorso che chiude 8 anni di credere in un progetto nuovo. Noi nasciamo come bike test itinerante, e grazie a quello, grazie a aver portato un qualcosa di nuovo, parlando con le aziende abbiamo intercettato questa esigenza. Il merito di tutto comunque è delle aziende che hanno creduto in questa formula innovativa, senza le aziende non avremmo costruito mai niente. Quindi comunque il primo grazie va alle aziende e il secondo grazie va al Comune di Rimini che ci ha ospitato. E vi assicuro che dare 50.000 metri quadrati di spazio per una manifestazione a metà settembre in piena stagione, vi assicuro che non è assolutamente facile. Qual è il segreto e cosa cerca veramente l'appassionato di ciclismo nelle fiere? Cosa vuol trovare? Qual era veramente la tendenza del presente ma anche del futuro? Allora, la cosa difficile è proprio questa, non c'è una cosa definita. Il pubblico che viene, ognuno cerca la sua idea, quindi c'è chi vuole vedere le bici, chi le vuole provare, chi semplicemente vuole vedere le esibizioni, chi vuole sentire i campioni parlare, raccontarsi, chi vuole venire lì, farsi un giro e mangiare anche una piadina. Quindi veramente, avendo così tanti gusti, così tante persone diverse, probabilmente il festival proprio racchiude tutte queste esigenze. Appuntamento al 11, 12, 13 settembre 2020 a Rimini, Parco Fellini, con la terza edizione di Italian Bike Festival. Vi aspettiamo.